siamo in diretta a Cavazzale, è appena terminato il, chiamiamolo, big match tra Cavazzale e Acide Volley. Studio qui, siamo alla carta, appena terminato l'incontro Argine Alfire, vinto dall'Argine per 3-1. Qui studio dal Pala Lisiera, Argine 3, Lisiera 2, qui con me c'è il coach Vale. Allora, appena terminato l'incontro di Under 14, girone bronze, Argine Creazzo, vinto dell'Argine 3-2. Siamo in diretta a Cavazzale, è appena terminato il, chiamiamolo, big match tra Cavazzale e Argine Volley, seconda contro prima. Marco, abbiamo vinto 3-1, era la prima partita dopo, diciamo, il periodo natalizio, quindi un po' di rodaggio, diciamo, si è visto che i ragazzi dovevano un po' mettere a punto qualche meccanismo. Comunque è portata a casa 3-1, un buon risultato. Ottimo, ottimo, perché diciamo che del girone questa è la squadra che ha, ha le qualità, no? Per darci più fastidio, per metterci più in difficoltà, e l'hanno fatto. E a partire dal terzo set, perché i primi due set sono stati esemplari, no? Soprattutto la scelta dei colpi d'attacco e i momenti in cui forzare la battuta e non, è una cosa su cui stiamo lavorando e oggi è stata evidente. E il primo set l'abbiamo lasciato a 14, non penso che molte squadre riescano a lasciarla a 14 se sono da qui. E poi loro avevano una banda che ha tirato giù dalla Serie C, però... giusto, cioè, sì. Va bene, e siamo riusciti a giocarci, ecco, bene, perché ha alzato il loro livello di gioco, a noi serve questo. Sì, giusto. E quindi le ragazze sono state bravissime, anche perché l'ultimo set, cioè il terzo set, l'abbiamo perso a vantaggi dopo che eravamo in difficoltà e siamo riusciti a riprenderlo. E... peccato, perché poi il terzo set in realtà lo potevamo vincere perché eravamo il match point, siamo stati imprecisi su un'azione di difesa, non so questo se. Però poi siamo diventati quarto set, ci hanno un po' abbacchiato, poi abbiamo ripreso subito e abbiamo giocato ancora bene. Cosa hai visto di positivo? Di positivo e cosa tanto. Hai visto di negativo? Di positivo tanto, perché il sistema di attacco, il sistema di gioco sta funzionando veramente bene, stiamo incominciando a capire come dobbiamo giocare in attacco. Infatti la parte finale del quarto set siamo riusciti a andare liscia con tanti colpi nostri buoni in attacco. I centrali oggi hanno fatto veramente bene in attacco e poi ci hanno fatto il break decisivo a muro con la Trentin, che ha fatto quei due muri punto di fila, e stiamo battendo meglio del solito adesso, perché abbiamo un'idea di dove battere e come battere. Cosa c'è da migliorare? La linea di ricezione oggi si è comportata male nel momento in cui c'era una difficoltà crescente, nel senso in cui c'era una battuta che è pericolosa, non siamo riusciti, no, con determinati... Assistirla. Sì, no, bastava che mettere la palla alta. I cambi ti hanno dato la possibilità di... Sì, oggi eravamo un po' contati perché vengono da dei infortuni tre delle ragazze in panchina, e quindi abbiamo deciso di farle stare tranquille il più possibile. Sì, chi è entrato si è fatto trovare pronto, ha dato un contributo importante come sempre accade, quindi questa, tu fai bene a sottolinearlo, però questa è una cosa che ormai è assodata, perché siamo un gran bel gruppo. Sicuramente dobbiamo recuperare qualche situazione che oggi non è andata benissimo, però serve a questo, faremo ancora partite di questo livello e quindi sono contento, perché alla prima difficoltà abbiamo reagito da squadra, senza, abbiamo vinto un 7-18 in trasferta dopo aver perso l'alto ai vantaggi, quindi sì, bene. Non è mai semplice, esatto. Non è mai semplice, abbiamo reagito molto bene e siamo stati bravi, dai. Vabbè, c'è poco da dire, siamo stati veramente bravi, ordinati nei momenti giusti, abbiamo cercato di fare, non con estrema lucidità, quello che ci siamo detti, e quindi va benissimo così. Bene, e adesso sabato prossimo c'è un'altra partita interessante con San Paolo, il derby, sì. E quindi ci prepariamo al grande derby che è sempre sentito in Argine. Sì, sì, alle 7 se non mi sbaglio. E sì, ci dobbiamo preparare perché è una roba alla quale ci teniamo, per cui faremo sicuramente il nostro meglio affinché possiamo presentarci
in condizioni ancora migliori rispetto a quelle di stasera. Ok, grazie Marco. Adesso c'è la divisione. C'è la divisione, c'è la 14, beh, sì, ma so già che i genitori si stanno organizzando, saremo tutti al palacarta e niente, ci sentiamo sabato prossimo. Perfetto. 1, 2, 3, Argine e Zo. Studio, qui siamo al palacarta, appena terminato l'incontro al Argine Altair, vinto dall'Argine per 3-1 dopo una bella partita. E primi due set vinti alla grande, poi un po' di calo tipo fisico di testa. Comunque abbiamo qua il nostro coach Massimo che ci spiegherà le sue impressioni. Sì, come hai detto giustamente tu Pier, calo mentale, perché sul 2-0 pensi di aver vinto la partita, pensi di averla portata già a casa e invece ti va a impaperare, succedere queste cose, e teniamo conto che eravamo 24-23, avevamo anche un match ball sulla terza, sul terzo set. Posso tenere conto che è appena una settimana che ci alleniamo dopo le feste e sta anche bene questa cosa qua, ma solo fino a un certo punto, perché non puoi dopo due set completamente sopra l'avversario, perché hai battuto bene praticamente fino alla fine del terzo set, non abbiamo sbagliato una battuta, e dopodiché nel quarto, rischiando, ne abbiamo sbagliate 4-5. Vabbè, questo non macchia comunque la nostra vittoria. Il quarto set è stato tiratissimo a livello nervoso e siamo riusciti a portarlo a casa. Teniamo conto che l'Altair mancava qualche elemento, ma queste sono le squadre che troviamo, queste sono le squadre che dobbiamo battere. E quindi io mi porto a casa i tre punti, siamo secondi da soli, siamo un punto della vita, visto che l'Artignano ha perso in casa con il Marano 3-0, e questo va un po', sì, mi fa un po' pensare di sperare di fare bene. Naturalmente noi, ripeto, dobbiamo fare più punti possibili per essere sicuri di passare il turno. Adesso fra 10 giorni, perché sabato prossimo non giochiamo, andiamo a Marano, che lì, questa è una mina vagante, se facciamo 3 punti anche lì, penso che è quasi fatta, insomma, quello discorso. Dovremmo battere assolutamente le altre ville in casa. Scusate se continuo a parlare di vittorie, ma io ho fame di vincere con l'Argine, perché queste ragazze possono questo. I numeri ce li abbiamo, la tecnica anche. Vorrei un po' più di attenzione da parte di tutte, questo discorso. Per il resto devo sempre ringraziare il pubblico e chi che lavora, perché veramente, ragazzi, siete meravigliosi, meravigliosi. Sono contento che anche l'Under 16 oggi abbia vinto, e dai, avanti, 3-1, è la nostra sesta vittoria e va bene così. Bene. Grazie e al prossimo incontro. Qui studio dal Pala Lisiera, Argine 3, Lisiera 2. Qui con me c'è il coach Vale. Allora Vale, prima partita vinta dell'Under 18. Tu come l'hai vista? È arrivata, finalmente. Sono molto contenta, soprattutto per le ragazze. E devo dire, all'andata avevamo fatto un 3-2. Anche qua il primo set, ragazzi, abbiamo preso un parziale di 10-0, però siamo stati molto bravi perché siamo arrivati quasi punto a punto alla fine. E secondo e terzo set nettamente nostri, le ragazze hanno fatto molto bene quello su cui stiamo lavorando in palestra, non abbiamo più sofferto il rice, e molto bene anche il lavoro dei centrali, a cui ho chiesto di fare particolare attenzione, sono attaccante. E quarto set, devo dire la verità, c'è stato un crollo, però complimenti alle ragazze, perché sono riuscita a rialzarsi, e anche il tie break siamo partiti 4 punti sotto, e invece, ragazzi, la voglia di vincere c'era, e complimenti alle ragazze, sono molto contenta. E questo è l'esempio di come chi lavora a testa bassa in palestra e i risultati prima o poi arrivano. E questo qui dell'Under 18 è un campionato per noi difficile, come ha anche sempre detto Marco. Però questo è il risultato, che quando c'è un gruppo in palestra unito, che lavora e lavora bene, seguendo l'allenatore, e c'è anche un gruppo di genitori dietro unito che aiuta le ragazze a permettere questo, i risultati arrivano. Complimenti alle ragazze e bravi tutti. Ok, grazie Vale, a voi studio.
Appena terminato l'incontro di Under 14, girone bronze, Argine Creazzo, vinto dell'Argine 3-2, Marco, una partita equilibrata. E qual è il tuo commento tecnico su questo incontro? Che è una vittoria, è sempre una vittoria. E non abbiamo espresso la nostra pallavolo. E dobbiamo capire perché, ma perché forse è riconducibile anche dal fatto che non abbiamo avuto intensità in nessun fondamentale, in ricezione combattute che non erano di livello, abbiamo sofferto tantissimo, in contrattacco non abbiamo mai avuto la rincorsa sviluppata, a parte qualche situazione nel terzo set, che è quello dove abbiamo giocato meglio, però ecco, la nostra battuta è costante, sbagliamo pochissimo, ancora non tiriamo forte come dovremmo, come vorremmo, e l'abbiamo vinta sui nervi sicuramente, perché vincere il tie break, poi l'abbiamo vinto bene il tie break 15-9, e è importante perché fa parte della crescita di questa squadra. Ovviamente abbiamo potuto fare questo anche perché abbiamo dato spazio alla panchina. Sì, hanno giocato tutte. Il quarto set avevamo un po' bisogno di rifiatare, sono entrate le giocatrici che non avevano giocato. Il secondo set, secondo me, è un cambio di ricezione, è stato determinante per vincere il set e quindi la partita. E quindi questo è a significare ancora la bontà delle ragazze. Fermo restando che alla fine abbiamo giocato con 2007 in campo e abbiamo giocato spesso con una giocatrice che ha iniziato da un anno e mezzo a giocare a pallavolo. E quindi questo fa parte del nostro bagaglio di crescita. Ho detto alle ragazze di tenersi dentro della partita il come l'abbiamo vinta. L'abbiamo vinta non perdendo la testa o perdendola per pochissimo tempo, e abbiamo vinta soprattutto perché i ricambi ci hanno dato quel respiro che serve, no? E quindi siamo contenti di questa vittoria. Bene. Quindi adesso alle prossime, che sono partite sicuramente toste. Adesso c'è Cassola, che è la prima della classifica, e vogliamo qui in casa. Per il momento noi in casa ancora non abbiamo ceduto a nessuno nel girone bronzo, quindi speriamo bene. Speriamo bene. Ok, Marco, grazie, alla prossima. 1, 2, 3, Argine, Esso!